Io devo dire che vivo in motorino o in motocicletta. Ho proprio una allergia per la macchina, anche perché per la macchina divento dottor Hyde, scendo con la catena, non mi riconosco proprio, subisco delle metamorfosi mostruose. Però nei viaggi in macchina, per esempio per andare fuori, in campagna, al mare, eccetera, vivo sempre con l'audiolibro. Il primo che ho ascoltato, non letto, per intero è stato Stoner ed è un'esperienza impressionante ed è bellissimo che si acquisiscano dei livelli ulteriori di comunicazione, di conoscenza, di trasmissione. Mi è capitato di incidere dei libri quasi per intero tanti anni fa per Radio 3, in questo caso invece leggo poesie, altrui, 1000 anni di poesie italiane e un commento che ho scritto io. Gravissimo fatto, io essendo francesista mi metto a fare un'antologia di poesia italiana, quindi ho scritto 20 pagine di introduzione per giustificarmi, proprio arrampicandomi sugli specchi. Me la sono cavata intanto dandogli il titolo che ricorda quello di una vodka, Millennium Poetry, ovviamente scherzoso, e poi nel sottotitolo scrivendo Viaggio sentimentale nella poesia italiana. Quindi io lo faccio da dilettante, rivendico questo mio atteggiamento, anche se di fatto l'indice l'ho sottoposto a 5-6 miei amici specialisti e ho voluto la loro approvazione. Direi che è un indice perfettamente canonico. Ci saranno due o tre nomi che qualcuno cambierebbe, però diciamo rispetta la visione della comunità intellettuale, tranne che per un nome, Alessandro Manzoni, che io reputo forse il più grande tra i romanzieri dell'Ottocento europeo, per me è a livelli assoluti, nemmeno minimamente paragonabile a Balzac, molto 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 più in alto, e che però considero un daltonico della poesia. Io ho scritto questa antologia direi quasi esclusivamente per togliere Manzoni. Tale è la mia insofferenza per quello che riguarda, lo ripeto, il Manzoni poeta, avendo viceversa per il Manzoni narratore una stima che non potrebbe essere maggiore. E il mondo è cieco se tu cammini ancora, aggrappato ai miei occhi celestiali. È un'antologia sulla poesia italiana e quindi volevo cercare all'interno di una quantità di autori più o meno stabilita una cifra che avesse qualche riferimento all'Italia. E allora ho pensato a E.T., il film di Spielberg, la nostalgia della patria, telefono casa. Ecco, che cos'è stato per un italiano, specie per me che vivevo nell'epoca precellulare, io ho studiato molti, non anni, ma mesi in Francia in particolare, cosa voleva dire per me l'Italia? Il prefisso più 39. E il nostro prefisso è più o meno, mi servivano una quarantina di autori e quelli ho scelto. Avrei potuto fare 40, naturalmente. Manca Manzoni. E dunque, il frutto di tutto questo è un'antologia, ripeto, abbastanza tradizionale, nella quale però ho inserito, questa è la sua particolarità, una estrema attenzione, io sono traduttore, al multilinguismo. Ecco perché la seconda poesia è una poesia araba, di un poeta arabo che canta un lamento verso la sua Sicilia perduta, perché un arabo che da secoli ha una famiglia che vive in Sicilia viene cacciato dai normanni, quindi è un canto disperato verso la patria che è la Sicilia, Sicilia mia. Oltre all'arabo ci sono naturalmente poeti che scrivono in greco, Poliziano, in latino, Pontano. Ho scelto di Dante 8 versi in provenzale, gli unici provenzali di tutta la sua produzione. Infine c'è il romanesco di Belli e soprattutto il milanese di Porta. A conclusione di questa ricerca che vede italiani abbandonare l'italiano per altre lingue, ho inserito un inglese, il più grande poeta inglese del 600, insieme a John Donne e a Shakespeare, che scrive in italiano. C'è un sonetto di John Milton
in italiano e dedicato alla lingua italiana, che lui stesso chiama la lingua d'amore. E dunque, ecco, se dovessi dire da un punto di vista così più soggettivo, questo è l'elemento a cui tenevo di più e l'unico per il quale questa antologia si differenzia da tante altre, più competenti della mia.